vi mostrerò la mia versione dell'insalata di riso, perché l'estate è arrivata e anche è caldo. Andiamo a vedere quindi come prepararla. Gli ingredienti che ci serviranno sono 700 g di riso per insalata, 4 scatolette di tonno all'olio d'oliva, della rucola, mais, pomodorino ciliegino, dell'aceto balsamico, olio quando basta, olive snocciolate e sale per salare il riso. Come prima cosa mettiamo sul fuoco la pentola con l'acqua per andare a cuocere il riso. L'acqua bolle, andiamo a salare. E andiamo a versare il riso. Tempo di cottura è indicato nella confezione, 10 minuti in questo caso, io uso il riso gallo. Mentre che il riso cuoce, andiamo a preparare il nostro condimento, quindi dentro una ciotola vado a inserire il tonno, il mais, togliamo l'acquetta. Questa è la dose per 6 persone. Metto i pomodorini tagliati a metà o a 4. Meglio a 4. Andiamo a mettere le olive snocciolate intere. Con una forchetta andiamo a mescolare il tutto e infine andiamo ad aggiungere l'aceto balsamico. Mescoliamo. Copro con pellicola trasparente e metto nel frigorifero. Ogni tanto mescoliamo, anche se questo tipo di riso non attacca. Il riso è pronto, spegniamo, lo scoliamo per bene. Dopo averlo scolato per bene, vado a mettere un pochino di olio di oliva, mescolo, questo serve per non far attaccare i chicchi di riso. Copro con un vassoio e lascio raffreddare completamente. Dopo averlo fatto raffreddare completamente, con un cucchiaio di legno andiamo a sgranare i chicchi. Come potete notare, sono tutti divisi. Adesso riprendiamo il condimento che avevamo preparato precedentemente e lo uniamo al riso. Mescoliamo. Adesso mettiamo di nuovo il vassoio sopra, riponiamo nel frigorifero. Prima di servirlo andiamo a mettere la rucola. Non la mettiamo ora perché sennò si ammoscia. Prendiamo un bel piatto da portata. Mettiamo un po' di rucola sopra. E l'insalata di riso è pronta.
Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, condividete. Inoltre, vi ricordo che se toccate la campanellina sotto a destra potete rimanere aggiornati su tutte le ricette che andrò a fare durante la settimana. Un bacione grande e alla prossima video ricetta!